qualche papà che c'è, a qualche esterno di un territorio che credo che abbia accolto con ansia e con piacere questa presenza, visto cosa abbiamo, come dico io, a poco meno di 100 passi, forse a 100 passi, cioè Piazza Prealpi e quello che Piazza Prealpi rappresenta per Milano. Antonio Caponnetto non si stancava di ripetere che la mafia teme la scuola più della giustizia. Caponnetto lo sapeva da siciliano e da cittadino, prima ancora che da magistrato antimafia. E tutti noi lo sappiamo e lo ripetiamo. Ma allora dobbiamo chiederci di quale scuola, di quale università, di quale cultura hanno paura le mafie. La scuola che fa paura alla mafia è quella della Costituzione. Rivolgendosi nel 1950 a una platea di insegnanti, Piero Calamandrei definì la scuola un organo costituzionale. La funzione costituzionale della scuola, dalla primaria all'università, è quella di formare cittadini. Ma come si fa a formare cittadini? Cittadini resistenti contro le mafie. La scuola dovrebbe permettere di conoscere la realtà, ma anche offrire gli strumenti per criticarla. Non allora il luogo di formazione di chi si prepara a diventare un pezzo di ricambio per lo stato delle cose, ma una scuola in grado di trasmettere, accanto agli strumenti cognitivi e a quelli culturali, il pensiero critico necessario per essere cittadini. E dunque, per esercitare un discernimento civico, la scuola buona è quella che interroga il mondo per cambiarlo, non quella che insegna ad adattarsi al mondo com'è. Da preside di una scuola pubblica che deve essere presidio di legalità e fucina di cittadini e non di sudditi, credo che oggi il nostro impegno debba essere questo: fare la nostra parte fino in fondo per costruire una scuola che faccia davvero paura alle mafie. Ringrazio quindi tutti voi dell'opportunità che vi è data ai nostri ragazzi e a questo territorio, che non dimentichiamolo, è il quartiere di Lea Garofalo, dove ad oggi la panchina a lei dedicata è stata danneggiata credo ben 11 volte. Vorrei concludere i miei saluti ringraziando tutti gli intervenuti e citando Don Pino Puglisi, un altro siciliano, scusatemi, forse la mia origine si vede e si capisce. È importante parlare di mafia, soprattutto nelle scuole, per combattere contro la mentalità mafiosa. Grazie. Allora, benvenuti a tutti, rinnovo il grazie per essere qua così numerosi, so che ci sono anche altre persone che ci seguono in streaming all'interno della scuola. Ringrazio la dirigente che insomma, ci ha accolto, e prima di far parlare i nostri tre illustri ospiti lascio la parola al presidente dell'Associazione Sulla Testa per una brevissima introduzione, Luigi Piccinillo. Grazie. Grazie. Ringrazio innanzitutto la struttura, la scuola che ha organizzato questo momento insieme a Silvia Gisti e la sua associazione che insieme alla mia, la sua Peppino Impastato e Adriana Castelli di Milano e la mia che è Sulla Testa, che insieme ha fortemente voluto questo momento, ma come avete sentito poco fa, senza una disponibilità, una fattiva, concreta aiuto e collaborazione nel voler fino in fondo e poi seriamente l'evento, per parlare di quello che sentirete non solo di legalità ma anche di testimonianze, perché qui al tavolo avete tre persone, una più valorosa dell'altra dal mio punto di vista, perché io e Silvia lo facciamo socialmente come potreste e dovreste farlo voi. Io agli eventi ricordo sempre che dopo che abbiamo finito di parlare non è che ci si è lavati la coscienza o è venuta, c'è stata una soddisfazione che abbiamo fatto il nostro dovere, perché siamo stati intrattenuti da delle belle parole. Queste persone fanno un lavoro, professore nel caso, dal punto di vista come docente e non solo, procuratore Gatteri per il magistrato che è, Piero Aiello per la testimonianza continua che porta avanti, ma senza di voi che fate da megafono, che vi informate, approfondite sulla loro storia e i lavori che portano avanti, e se non ne date diffusione, non siete edotti
e non potete essere voi a vostra volta una testimonianza, finisce qua, diventa un momento autocelebrativo che non serve a nessuno. Quindi io vi invito con tutto il cuore a essere anche voi, dopo questo evento, a essere esempi, come o magari cercare di imitare appunto le condotte che loro assumono continuamente, perché come sapete uno dei concetti che esprime spesso Gratteri è la coerenza, cioè appunto tu devi rispettare quello che dici, non solo il ruolo ma anche quello che predichi. Infatti dico spesso che di quello che dici noto quello che fai, perché se queste due cose non coincidono capite che parliamo inutilmente. Quindi preciso che i testi che loro producono sono lavori di approfondimento, come l'ultimo, Fuori dai confini, che sono racconti di storia vera, italiana e non solo, che purtroppo non trovate facilmente. Purtroppo il racconto che riescono a fare, dico purtroppo perché non tutto il resto della diciamo editoria, narrazione, non tutti i libri sono uguali, purtroppo per fortuna, ma in questo caso per i lavori che loro portano avanti mi preme sempre precisarvi che loro scrivono libri per, tipicamente lo fanno maggior parte dei magistrati, per diffondere un sapere che spesso a volte in TV o sui media non passa e per mille motivi la stampa non comunica. E qui mi verrebbe in mente la brutta e pessima narrazione del racconto sulla mafia, che erano quattro scappati di casa che ogni tanto sparavano, quando invece oggi hanno holding, hanno società non solo che a Londra ma hanno molto altro, con criptovalute eccetera. Quindi per questo vi dico e vi invito vivamente a approfondire tutte le ricerche che loro fanno, perché loro lo fanno per voi. E se voi a vostra volta non fate rete, non fate gruppi, non fate parte di associazioni come quella di Silvia Gissi o di altre associazioni, ma ripeto, che non facciano antimafia a partita IVA, che non siano associazioni che casualmente sono anche dichiarate politicamente. Quindi dico, partecipate all'attività civica e soprattutto di un'antimafia, come io ricordo sempre quella ad esempio di Salvatore Borsellino delle Agende Rosse, o seguite gli esempi dei relatori che avete qui. Grazie. Grazie Luigi. Io farei una domanda a ciascuno dei nostri ospiti e poi lasciare spazio ai ragazzi di intervenire. Non me ne vogliano per dovere, rivolgo prima una domanda a Pieraiello. Piera, io la tua storia è conosciuta, ogni volta che la racconto mi emoziono ed è sempre un grande grazie quello che ti rivolgo per quello che hai fatto per noi. Quindi prima da testimone di giustizia, soprattutto contro Cosa Nostra e collaborando a stretto contatto con Paolo Borsellino, e poi con il tuo impegno nella Commissione parlamentare antimafia. Tu hai visto un po' tutte le facce della mafia, la 'Ndrangheta, la Camorra, Cosa Nostra. Quindi ti chiedo, qual è il ruolo che le istituzioni possono avere nel contrastare le mafie? Allora, innanzitutto grazie di avermi invitata, ringrazio i ragazzi presenti. Per me oggi è una giornata importante perché sono al tavolo con una persona a cui tengo veramente tanto, che è Nicola, perché io credo profondamente nella magistratura. Io ho avuto un grande maestro che è stato Paolo Borsellino, mi ha insegnato i valori della magistratura e Nicola li rappresenta tutti. Non ha mai abbassato la testa e sta pagando un prezzo molto alto, così come lo sto pagando io per voler denunciare, e continuo giorno per giorno a farlo. Da quando ho iniziato questo percorso mi sono successe veramente di ogni, tu sai la mia storia, siamo amiche da diverso tempo, ma quello che più mi ha provato è stare in Parlamento. Perché pensavo, entrando in quell'arena, la mattina che entrai in quell'arena ho pianto perché lì secondo me si decidono le sorti degli italiani, perché gli italiani decidono di votarti per portare la loro parola, per difendere i loro diritti.
E io lo dico, non voglio generalizzare tutti i miei colleghi che sono stati là, ma per la maggior parte i diritti dei cittadini non li fanno, perché quando entrano in quel palazzo è come se si avvelenassero il cervello, pensano a tutto perché al bene di noi cittadini. Perciò infatti io dico sempre a tutti i ragazzi delle scuole, studiate la politica, studiate la Costituzione, non parliamo di partiti, ma bensì di quello che sono i nostri diritti e i nostri doveri da cittadini. E quando andate in quelle cabine elettorali, pensateci 100 volte a chi votate, perché il voto che state esprimendo è fondamentale. Il voto è una cosa propria, non può essere comprato, ma deve essere dato col cuore, alla persona che tu ritieni più opportuno, che ti possa rappresentare veramente. Perché quando sono andata lì, ho lottato con le unghie e con i denti. Pensa, io ho depositato due leggi, una su testimoni e collaboratori e un'altra su imprenditori vittime di racket e fraude bancaria. Su quella specialmente sugli imprenditori era una legge molto studiata, condivisa con gli imprenditori che avevano denunciato, una legge che avrebbe fatto risparmiare milioni di euro allo Stato aiutando gli imprenditori a non farli fallire, perché molto spesso il 90% quando un imprenditore denuncia, lo Stato li fa fallire, non li protegge. Allora avevamo studiato questa cosa con diversi imprenditori, ci eravamo riusciti, perché l'imprenditore deve essere messo in condizione di comprare il denaro, non deve fare, lo Stato non gli deve fare l'elemosina, l'imprenditore deve assumersi la responsabilità di comprare il denaro e di far andare avanti la sua azienda e le persone che ne fanno parte, perché quando fallisce un'azienda non è solo il titolare, ma vanno a casa diverse persone, diversi padri di famiglia che dall'indomani non hanno cosa fare, non hanno come da mangiare i propri figli. Poi, e queste leggi non sono state neanche considerate, quando che dovesse interesse di tutti portarle avanti, specialmente per l'economia dello Stato, se proprio vogliamo parlare di soldini. La stessa cosa ho fatto in Commissione parlamentare antimafia, perché io ero presidente di un comitato dove parlavo sempre di queste cose e praticamente ho presentato tre relazioni, ma di queste tre relazioni, a parte quella sui testimoni e sugli imprenditori, quella relazione che mi ha dato più soddisfazione è stata quella che riguarda un giovane urologo che si chiamava Attilio Manca, era siciliano. E l'unica sua colpa è stata quella di operare Provenzano e lui di rimando lo ha suicidato, perché di suicidio si parlava fino a un tempo fa. Con un'altra mia collega, Lascari, perché io collaboravo meno male con tutti, non guardavo il colore politico, a me interessava la ciccia, non mi interessava discutere di altro, abbiamo chiesto documentazione a diverse procure, Barcellona, Pozzo di Gotto, Messina, Palermo, Viterbo, Roma, e quando abbiamo avuto tutta la documentazione per mesi abbiamo studiato, calcola che ci sono voluti 2 anni e mezzo per fare questa inchiesta, e alla fine abbiamo trovato dei riscontri che Attilio era stato ucciso. Lo abbiamo depositata questa relazione, e non ti dico con quanta fatica, perché abbiamo avuto messi i bastoni fra le ruote da tutti, siamo state addirittura quasi minacciate per questa relazione, e qui lo dico e lo dirò sempre perché ho le prove di quello che dico. Figurati la vigilia di Natale, quando tutti festeggiavano con i propri cari, io litigavo al telefono per questa relazione. E adesso l'avvocato di famiglia l'ha depositata e ha chiesto l'apertura del processo per Attilio Manca. Perciò la politica può fare tanto, chi va lì può fare tantissimo. Molto spesso ci si gira dall'altra parte. Vi racconto solo un piccolo aneddoto e poi passo la parola agli altri. Appena arrivata in Parlamento, in Senato si discuteva la legge, la 416 ter, che è sullo scambio di voto politico-mafioso. La stava trattando un mio collega senatore e quando doveva venire alla Camera mi chiese di occuparmene, di fare da relatrice, perché non si fidava di nessuno in quanto una legge molto delicata. Voi non potete capire quello che ho patito io quando dovevamo votare questa legge e gli emendamenti, mi stavano mangiando viva. Figuratevi che un mio collega ha detto, ma se a me mi offrono un pacchetto di voti, io che devo fare? Ho detto, veramente a me, quando mi sono candidata, a pacchetto di voti non me l'ha offerto nessuno,
Io andavo e dicevo, se credete in me, votatemi. Questo ti fa capire la connivenza fra la politica e la mafia. La connivenza con la politica è il volere a tutti i costi entrare in Parlamento e non fare veramente dovere, il proprio dovere, non fare la parte dei cittadini. Perciò io, tra l'altro, ho chiesto a strombattuta a Nicola, candidati, mi ha detto non se ne parla neanche, speriamo che appena se ne va in pensione si candida, perché lì ci vuole una figura così, ci vogliono delle figure che portino l'antimafia in Parlamento, e io mi sono trovata isolata per questo motivo. Cioè la politica può fare tanto, Nicola ne sa pure qualcosa perché ne abbiamo pure parlato ampiamente. Se si vuole si può fare tanto, perché lo sappiamo, le connivenze che sono state, non è che lo deve introdurre Pieraiello, ne parla la storia, basta andare a leggere. Parliamo di libri. Un anno fa, circa, usciva il libro Complici e colpevoli, in cui si parlava, si rifletteva regione per regione del Nord Italia, dell'insediamento, perché di questo si deve parlare, insediamento, della 'ndrangheta al nord. A breve, da poco è uscito il libro Fuori dai confini, in cui si parla di una 'ndrangheta che esce, per l'appunto, dall'Italia. In una recentissima intervista il dottor Nicaso non solo ha parlato dell'uscire dal territorio dell'Andrangheta, ma ha anche parlato del suo sguardo presbite. Ci può spiegare che cosa intende? Abbiamo parlato... Abbiamo parlato dello sguardo presbite in contrapposizione allo sguardo miope della politica. Le mafie hanno lo sguardo presbite perché, se noi torniamo indietro nel tempo, vi parlo da storico, le mafie sono patologie del potere, sono un prodotto di certa classe dirigente che ha dato un valore economico alla violenza, e la violenza è stata messa al servizio di alcune frange che poi hanno avuto la possibilità di relazionarsi con il resto della società. Se oggi noi dovessimo individuare due caratteristiche delle mafie, quando parlo di mafia al plurale, mi riferisco ovviamente a Cosa Nostra, alla 'ndrangheta, alla camorra, ad altre forme di organizzazione mafiosa, come per esempio le mafie pugliesi. C'è stata una mafia anche in Veneto che è stata riconosciuta come tale, la mafia del Brenta. Ecco, queste mafie hanno due caratteristiche principali. Una è la capacità di adattamento, la capacità di adeguarsi ad ogni cambiamento, ad ogni situazione. Che cosa ci dice la storia? Ci dice che le mafie sono nate nel periodo borbonico, sono riuscite a passare indenne durante tutto il periodo dello Stato liberale, hanno superato la fase del ventennio fascista e si sono adeguate a tutte quelle dinamiche del nuovo modello istituzionale, che è appunto quello repubblicano e democratico. Ecco, un'altra caratteristica delle mafie è la capacità di relazione, cioè la capacità di fare sistema. E quando noi pensiamo a questa caratteristica dobbiamo tenere conto dell'importanza delle relazioni esterne. Ecco, le relazioni esterne costituiscono l'ossatura del potere mafioso. Senza le relazioni esterne le mafie sarebbero come il caffè senza la caffeina e il latte senza il lattosio, per essere banalmente semplice. Ecco, quindi queste mafie che sono capaci di adattarsi riescono oggi, per esempio, ad assumere dei cosiddetti drug designers che hanno la capacità di modificare una struttura molecolare
e quindi rendere commerciabile un precursore chimico che poi serve per produrre sostanze sintetiche. Quella modifica consente al prodotto di viaggiare anche su lunghe distanze fino a quando non viene sequestrato, analizzato e inserito nella tabella delle sostanze proibite. Sono riuscite per esempio ad assumere ingegneri informatici e grazie a questi ingegneri informatici oggi comunicano grazie a sistemi di messaggistica istantanea in quella che può essere definita criptofonia, che è legale perché tutte le grandi aziende comunicano attraverso la criptofonia, perché devono proteggersi dallo spionaggio industriale. Però le mafie assumono gli ingegneri informatici e si fanno creare quello che per esempio noi utilizziamo, WhatsApp, Telegram, ma per un ristretto numero di persone. Quindi sono sistemi a doppia cifratura, sistemi che oggi servono per comunicare. Hanno capito per esempio l'importanza delle criptovalute. Vi faccio un esempio, le criptovalute sono monete digitali che possono essere trasferite facilmente da una parte all'altra. Quando dovete trasferire per esempio l'euro avete bisogno degli spalloni, avete bisogno di banche compiacenti, mentre invece quando noi parliamo di criptovalute, penso al bitcoins, immaginate un wallet digitale, un portafoglio digitale che ha un determinato numero di bitcoins e a questo wallet si accede attraverso dei codici di accesso. Io devo soltanto trasferire i codici d'accesso dall'altra parte del mondo e quindi praticamente chi ha i codici d'accesso, cioè che cosa sono i codici d'accesso? Una chiave privata ed una chiave pubblica, immaginate la vostra email, l'indirizzo email è pubblico ma la password ce l'avete solo voi. Ecco, quando nell'ambito delle monete digitali uno ha la conoscenza sia della chiave pubblica che della chiave privata, accede a questo wallet e lo può aprire in qualsiasi parte del mondo. Quindi quei soldi che per esempio uno acquisisce a Milano possono essere a disposizione in tempo reale, nel giro di pochissimi secondi, in Cina, in Australia, in Nuova Zelanda, un po' dappertutto. Ecco, vedete, sta cambiando un mondo. I social network servono per creare per esempio una nuova narrazione. Oggi chi utilizza TikTok per esempio ha la possibilità di raccontarsi e lo stanno facendo benissimo le mafie d'oltreoceano, perché in quel caso c'è una regia, una matrice comune. Per esempio il cartello di Jalisco, il cartello di Sinaloa utilizzano TikTok per raccontarsi. In Italia siamo grazie a Dio un po' indietro, perché a utilizzare i TikTok e gli altri social network sono gli esponenti delle organizzazioni mafiose e non le organizzazioni mafiose. Però stanno andando verso questa direzione. Cosa servono? Servono per chi non hanno il filtro dell'intermediazione o della mediazione culturale. Non c'è qualcuno che ci racconta le mafie, sono loro che si raccontano direttamente. E siccome TikTok è disponibile a tutti, passano dei messaggi attraverso canzoni neomelodiche e messaggi che sono preoccupanti. Andrebbero per esempio studiate ed analizzate i pizzini del nuovo millennio, che non sono più quelli della tradizione, quelli che abbiamo imparato a conoscere grazie a Provenzano, ma quelli dei meme, degli emoji, degli hashtag e di tutto quel mondo che oggi ci consente di dire tante cose senza usare la parola. Per esempio è facile utilizzare una siringa con del sangue e un sistema, un mezzo per dire che siamo legati da un patto di sangue. La clessidra potrebbe essere interpretata come il tempo che scorre, specialmente per chi finisce in carcere, e tanti, il leone che diventa simbolo di potere e tante altre cose che in qualche modo suppliscono quello che è il simbolismo tradizionale. Ecco, questo mondo che
in continua evoluzione, un mondo che ormai è sempre più globalizzato, un mondo in cui lo spazio digitale è diventato un'estensione della mente. Ecco, vedete, in questo mondo si sta verificando quello che Baudrillard aveva raccontato a proposito dell'interrealtà. Ci sono per esempio oggi in Italia delle faide come quella di Ponticelli, che viene combattuta sia sulle strade che sui social media. Quindi immaginate una minaccia che dalla strada passa al social media. Ricordo una decina di anni fa un boss della camorra viene ferito per una delle strade di Napoli, va su Facebook, si fa fotografare dopo il ricovero all'ospedale e scrive: il leone è ferito ma non è morto. E poi lancia un messaggio specifico, esplicito in napoletano: avete a morire, cioè dovete morire. E poi, quando però è tornato nuovamente sulla strada, per poco non ci ha rimesso la pelle. Però questo concetto che ormai le mafie sono capaci di operare online e offline è una dimensione della vita corrente, della contemporaneità, ed è questo l'elemento preoccupante. E allora, vedete, e mi avvio alle conclusioni, ecco, noi abbiamo bisogno di nuovi saperi, di nuove conoscenze, abbiamo bisogno di affinare la strategia di contrasto, abbiamo bisogno di aumentare la cooperazione internazionale. Però dal vostro punto di vista, che avete ascoltato tutte queste cose che ci portano ad essere pessimisti, invece a voi viene chiesto quello che è stato sempre chiesto. La vostra dirigente parlava di Caponnetto, io questa mattina ho citato la fonte di Caponnetto, il Bufalino, che diceva che per combattere le mafie c'è bisogno di un esercito di maestri elementari. Cosa ci hanno voluto insegnare questi grandi uomini del passato? Che una delle armi più efficaci, anzi due delle armi più efficaci nella lotta contro la mafia, sono lo studio e la consapevolezza. La consapevolezza che diventa partecipazione, quando poi, grazie a quello che si fa a scuola non si viene ad imparare la matematica, la geografia, la storia solamente, si viene ad acquisire quella capacità e quella coscienza critica che poi ci consente di fare delle scelte consapevoli. Noi a scuola abbiamo la capacità di dire: questo lo voglio fare e questo non lo voglio fare. Io voglio stare dalla parte della consapevolezza o voglio stare dalla parte dell'indifferenza. E questo ce lo dà che cosa? Ce lo dà lo studio, che è uno strumento straordinario di emancipazione sociale e culturale. Quindi noi a scuola possiamo fare tanto, possiamo studiare, possiamo acquisire consapevolezza, possiamo acquisire conoscenza, possiamo imparare l'importanza della partecipazione che ci viene chiesta dalla Costituzione. La Costituzione ci dice proprio questo, e la vostra dirigente citava Calamandrei. Ecco, vedete, Calamandrei in quella stessa conferenza a Milano utilizzò una favola straordinariamente efficace di due emigrati che stavano andando dall'Italia verso l'America. Ad un certo punto uno sta dormendo, un altro sulla stiva. Quello che sta dormendo non si accorge di nulla, quello che sulla stiva va a svegliare gli dice: Peppe, svegliati che c'è maremoto e se continua di questo passo la nave rischia di affondare. E Peppe risponde: che me ne frega, la nave non è mia. Ecco, vedete, quella favola ci servì per capire che se la nave affonda, affonda per tutti. Devo dire tantissimi stimoli in questo intervento del dottor Nicaso, che ringrazio. Proprio cogliendo uno di questi e ricollegandoci al recentissimo libro, dove proprio si parla di confini, ma i confini non sono solo geografici, ma anche multimediali. Quindi, parlando proprio di dark web, chiedo al dottor Gratteri: con la consegna delle droghe sintetiche a domicilio, per la 'Ndrangheta si è aperta una nuova frontiera? Ma il futuro sono le droghe sintetiche.
che sono quelle più difficili da contrastare, perché le droghe sintetiche possono essere costruite da tantissime persone. Io posso via internet comprare delle sostanze dal Vietnam, dalla Cina e costruirmi una droga, costruirmi la mia droga. Addirittura ci sono delle organizzazioni criminali che hanno assoldato dei chimici che ogni settimana costruiscono una nuova droga. E costruire una nuova droga vuol dire una droga che non è nelle tabelle indicate dal Ministero della Sanità e quindi poi delle tabelle che individuano come sostanza stupefacente, quindi non contestabile sul piano penale. E allora è un rincorrere questo tipo di nuove sostanze. Ad esempio, in Europa l'Olanda è il primo paese al mondo per la costruzione di droghe sintetiche, per la produzione di droghe sintetiche. La Bolivia è il primo paese al mondo per la costruzione di droghe sintetiche. Eppure la Bolivia è un paese produttore di cocaina allo stato naturale. Ora si sta lavorando molto sulla cocaina sintetica, cocaina rosa, che è molto più difficile da individuare, ad esempio, perché non è inodore. Crea quasi gli stessi effetti stupefacenti e costa molto meno. Quindi in un mondo di consumi, in un mondo di acquisti online, di acquisti da comprezzi da outlet, le droghe sintetiche sono quelle che saranno il futuro. Costano di meno e sono facilmente costruibili, non è necessario andare in Colombia, Bolivia e Perù a comprare cocaina per poi tagliarla quando arriva in Europa con ad esempio una mannite, 100 grammi di cocaina, 300 grammi di mannite, facciamo 400 grammi di cocaina da strada. Con la cocaina sintetica è molto più facile, molto più semplice e si guadagna di più con un minore rischio. E quindi le mafie continuano ovviamente ad approfittare di tutto ciò che è la tecnologia, di tutto ciò che l'informatica mette a disposizione nostra, vengono immediatamente utilizzate le mafie. Pensa ad esempio ai sistemi di comunicazione tra organizzazioni criminali. Esistono degli hacker che sono in grado di costruire dei sistemi di comunicazione, come ad esempio costruire un nuovo WhatsApp, costruire un nuovo Telegram, un Instagram, che consente con telefonini dedicati che costano 3.000-3.500 euro di parlare tra di loro. In queste piattaforme dedicate a criminali, noi ad esempio, noi italiani non siamo riusciti a bucare e trovare nessuno, mentre ad esempio i francesi ci sono riusciti, olandesi, tedeschi. E questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che seppur abbiamo la migliore, se non una delle migliori polizie giudiziarie del mondo, sul piano del know-how, sul piano delle capacità, delle intuizioni, dell'edizione al lavoro, non abbiamo investito in questi anni in tecnologia. Abbiamo pensato, noi ancora dal taglio dell'assunzione delle forze dell'ordine del 2010, non ci siamo ripresi come numero di uomini delle forze dell'ordine. Pensate che ancora adesso come polizia penitenziaria mancano 16.000 uomini, 9.000 finanzieri, 20.000 poliziotti, ma non è solo questo. In questi anni non si è comprato tecnologia. Noi, la nostra polizia giudiziaria è ancora quasi al tema calamaio. Quindi bisogna decidere, il potere politico deve decidere cosa fare per il futuro, su dove investire, perché altrimenti continueremo a perdere ancora
posizioni nel contrasto alle mafie. Noi ancora viviamo parlando di un'evoluzione, una legislazione antimafia evoluta, però rispetto agli altri paesi europei che non ne vogliono sentir parlare di contrasto al riciclaggio, pensate che noi ancora a livello europeo siamo rimasti all'idea che c'è una direttiva europea che invita gli stati a non consentire transazioni economiche superiori a 10.000 euro. Mi sembra poca cosa per un continente che si vuole difendere dalle mafie del riciclaggio, anche perché molti paesi europei continuano ad inserire nel filo del prodotto interno lordo anche il ricavato delle attività illecite. Non mi pare dal punto di vista etico una grande risposta tale da poter parlare ai propri cittadini. Quindi ci troviamo davanti a una mafia totalmente globalizzata che si muove nel mondo come fosse un unico Stato. Noi ancora dobbiamo, se andiamo a fare un'indagine su 3-4 Stati, dobbiamo rapportarci con 3-4 sistemi giudiziari, anche se c'è Eurojust, Europol, Interpol, tutto quello che volete, anche se facciamo parte del trattato di Schengen, anche se abbiamo fatto trattati bilaterali, ma sempre ci troviamo davanti a polizie giudiziarie che hanno sensibilità diverse, culture diverse, approcci ad indagini diverse, e quindi noi siamo in Europa solo perché abbiamo la moneta unica, solo perché non c'è bisogno del passaporto, ma abbiamo un'Europa quindi che si interessa, che discute di finanza, che discute un po' di economia, ma non discute di politica, non discute di sicurezza. Quindi perché ogni qualvolta noi chiediamo un intervento deciso, radicale nel contrasto alle mafie, e ad esempio incominciamo a discutere in Europa di riciclaggio, gli stati furbi, gli stati ricchi cacciano fuori una parola magica che si chiama privacy. La parola magica è privacy, cioè quando non si vuole fare qualcosa per rendere difficile la vita ai mafiosi, ai trafficanti di cocaina, noi proponiamo delle riforme normative, si esce con la parola magica, ma c'è l'esigenza della privacy. Questo perché, come diceva stamattina Nicaso, noi abbiamo combattuto e sconfitto il brigantaggio, combattuto e sconfitto il terrorismo perché non ci apparteneva. Le mafie ci appartengono, le mafie ci somigliano e noi ci conviviamo e facciamo affari e andiamo anche la sera a cena e usiamo il mondo delle professioni, e i mafiosi utilizzano il mondo delle professioni per farne riciclaggio sofisticato. Quindi i soldi delle mafie non puzzano e a certa classe dirigente fanno pure piacere. Allora, io so che forse ci sono dei ragazzi che hanno preparato delle domande, quindi se vuoi avvicinarti perché il filo non è troppo lungo. No, sì. Bazzico un pochino sui social, ho conosciuto questo ragazzo che aveva un server, cioè un mega computer in casa, in poche parole, e lì lui poteva tramite questo mega computer criptografare i propri messaggi, cioè tramite un programma riusciva a scrivere in maniera diversa i propri messaggi e poi tramite lo stesso programma riusciva a decifrarli. Quindi mi chiedevo se anche la mafia per comunicare usasse questa maniera, cioè magari come i tedeschi nel 45 avevano quella macchina per mandarsi messaggi, anche la mafia faceva così. Sì, ho detto prima proprio che state addirittura
addirittura le mafie sono in grado di costruirsi un sistema di comunicazione, sono in grado di costruirsi un nuovo sistema. Noi il sistema più diffuso che utilizziamo è quello di WhatsApp. Loro sono in grado, attraverso gli hacker, pagare gli hacker, costruirsi un server e parlare con quel sistema, e noi non riusciamo ad intercettarli con i nostri strumenti. Quindi abbiamo delle mafie ricche, molto evolute, e ancora in Italia si discute se le intercettazioni costano troppo o costano poco, se devono essere, se i mafiosi parlano al telefono o non parlano al telefono. Ancora discutiamo, e poi ci si corregge, si dice che i mafiosi, che sicuramente non saranno toccati i progetti, le intercettazioni che per quanto riguarda le mafie, per quanto riguarda il terrorismo, ma non si dice nulla su cosa, quale sarà il destino delle intercettazioni che riguarderanno corruzione, concussione e peculato, ad esempio, che sono quei reati tipici che stanno gomito e gomito, da un lato con la politica, con certa politica, da un lato con la maranghita, con le mani. Volevo fare anche una seconda domanda, se è possibile. Mi chiedevo perché non si è ancora riuscito a battere la mafia, cioè anche dopo Falcone, dopo Borsellino, perché ci sono stati così tanti, chiamiamoli anche eroi perché è quello che sono, perché non si riesce a battere questo male? Perché questo tipo di società ha bisogno di mafia, perché questo tipo di società convive con la mafia, si nutre di ciò che la mafia può offrire. La mafia offre pacchetti di voti, la mafia offre protezione, e quindi chi è abituato a vivere in legalità o a vivere in borderline si serve della mafia. Nel momento in cui tu ti servi della mafia per essere eletto, ad esempio, o per avere un posto di potere, è ovvio che poi tu devi essere a servizio della mafia, sei a servizio della mafia, e quindi poi ti capisci perché nel 2023 ancora parliamo di lotta alla mafia, mentre il terrorismo non serviva, il brigantaggio non serviva, e l'abbiamo sconfitto. Aspetta, perché è anche con la stampella. Ah, vai, vieni, vieni. Grazie, buongiorno. È una domanda su per lei, dottor Renteri. La mia domanda è: come mai, lei so che è un magistrato, è laureato in giurisprudenza, come mai ha proprio deciso di voler combattere l'andrangheta? Cioè, qual è stato quel cavillo che le ha fatto dire ok, voglio combattere questo problema che abbiamo tuttora ancora in Italia? Grazie mille. Perché io anche da bambino, quando ero ancora più piccolo di te, non sopportavo la violenza, la sopraffazione, non sopportavo quelli che si sentivano dritti, non sopportavo i figli dei mafiosi che davanti a scuola si comportavano da mafiosetti. Qualcosa che è un po' di più rispetto al bullo che voi vedete davanti alla vostra scuola. Quindi io ho pensato che volevo fare qualcosa per combattere questa violenza. Poi diciamo che alla vostra età avevo già visto tanti morti, mentre andavo a scuola da Gerace all'Orio, tanti morti anche vicino a scuola. Quindi ci siamo interessati subito di mafia, abbiamo subito capito cos'era l'andrangheta. La stessa cosa è successa al professor Ricasso quando era ragazzino e viveva a Caulone. Volevo chiedere, visto che ha detto che la mafia segue, come possiamo renderla inutile in questo senso? Come fa? In che modo lo Stato, chiunque al posto dello Stato, può fare in modo che la mafia non segua più, e come? Ma come vi ha detto il procuratore Gratteri, la mafia o le mafie sono diventate una componente strutturale del capitalismo. Per poterle sconfiggere bisogna promuovere degli strumenti che facciano riflettere, e cioè se il denaro sporco
e il denaro pulito nella mentalità di certe persone non ha nessun tipo di differenza, perché il denaro è solo denaro, e allora difficilmente riusciremo a sconfiggere le mafie. Perché se io per esempio faccio il commercialista, l'avvocato, e qualcuno si avvicina e mi chiede di fare qualcosa che io eticamente non concepisco, ecco, quel tipo di atteggiamento finirà prima o poi per creare una società civile capace di essere resistente. Il problema è che oggi noi abbiamo un'economia, quella criminale, che entra nell'economia legale con una facilità impressionante, non trova nessuna resistenza. E allora noi dobbiamo cominciare a ricostruire gli anticorpi, che devono essere anticorpi sociali, culturali, economici, perché altrimenti le mafie avranno sempre più successo, perché le mafie sono un sistema criminale integrato, quindi non è un sistema criminale che è parallelo allo Stato. Ecco perché dobbiamo creare questa grande capacità di resistenza all'interno della società civile, far capire a tutti che una delle materie che bisognerebbe insegnare in modo obbligatorio nelle scuole sin da piccoli è l'etica delle professioni, ed invece l'etica delle professioni oggi per esempio è calpestata e sottovalutata. Il procuratore Grattieri, durante una sua visita a Londra, venne invitato in una delle più prestigiose scuole di business della Gran Bretagna e ha ascoltato quello che io ascolto anche dall'altra parte dell'oceano. Io vivo fuori dall'Italia da 34 anni, ecco, che non è importante preoccuparsi dell'origine del denaro, ma la cosa più importante è soddisfare le esigenze del cliente. Quindi pensate, studenti di economia che come primo concetto acquisiscono l'idea che quando qualcuno porta i soldi, ecco, a quel qualcuno bisogna soddisfarlo nelle sue esigenze. Se li deve investire, è giusto trovare il modo migliore perché quell'investimento possa avere dei frutti. E quindi il problema dell'origine del denaro è secondario. Ecco, se prevale questa logica, le mafie non le sconfiggeremo mai, ma se invece cominceremo a riflettere sull'etica delle professioni, allora forse qualcosa potrebbe cambiare. Se lo Stato fosse più presente in questi campi, si potrebbe essere un incentivo per sconfiggere la mafia. Allora, qui non si tratta se lo Stato c'è o non c'è, perché in molti casi sappiamo che lo Stato non c'è. Io parlo per esempio con dei testimoni, dei collaboratori di giustizia che si affidano allo Stato e molto spesso lo Stato non li protegge a sufficienza, tant'è vero che sono morti familiari di collaboratori in località protette.
Qui si deve parlare invece di un'altra cosa, era la cosa che diceva l'Italia. L'Italia diceva che prima di combattere la mafia fuori, la devi combattere dentro te stessa. Se noi accettiamo le connivenze, se noi accettiamo la raccomandazione che sembra una cosa stupida, ma non lo è, perché io non ho più diritto di un altro che ha studiato più di me, io non ho più diritto di chi è più bravo di me. Ognuno deve essere quello che è nella vita e deve capire dov'è il proprio valore e non deve cercare scorciatoie. Io parlo in modo così molto semplice perché, ragazzi, la vita non è una scorciatoia, la vita è impegno. Io quando ho iniziato il mio percorso di testimonianza non sapevo neanche parlare bene l'italiano e un grande uomo mi disse, quando io gli ho detto ma come posso fare per diventare una persona migliore, lui mi disse: leggi, studia, se poi ti diplomi e ti laurei ancora meglio. Ebbene, io ho conseguito il primo diploma, il secondo diploma e 2 anni fa, anche se non ho bisogno di una laurea perché ormai lavoro, ho conseguito la laurea in scienze politiche. L'ho fatto ma non perché mi serviva a qualcosa o perché dovevo andare a chiedere perché avevo la laurea. L'ho fatto perché, innanzitutto perché ho fatto una promessa a un grande uomo. Seconda cosa perché è una cultura che io mi porto, perché quando poi mi trovo in un tavolo così con persone che hanno una cultura sicuramente superiore alla mia, potrò dire anche la mia, magari in modo semplice. Perché io non uso parole artefatte, sono una persona molto, sono una mamma che ha questo impegno, che sono preso da 30 anni, di andare a parlare con i ragazzi e parlare di Eritrea, che è un altro testimone di giustizia che è morto a 17 anni, di parlare di persone che hanno dato la vita per lo Stato, ma principalmente amo parlare di persone che stanno dando la vita per lo Stato adesso, che sono vivi, che vengono maltrattati, che i loro processi non vengono resi abbastanza pubblici, non fanno capire per esempio quello che sta facendo Nicola Gratteri. I media non ne parlano quasi per niente. I media amano poi fare degli eroi. Ora io mi sono stancata di commemorare gli eroi, io mi sono stancata di pensare alle persone morte, io voglio affiancare la persona viva. Voglio che questa persona dia il meglio di se stesso nel suo lavoro, oppure per coscienza, come faccio io. Perciò, prima di dire lo Stato c'è, lo Stato non c'è, noi siamo lo Stato, noi ci dobbiamo essere. E siamo noi quelli che dobbiamo dire no, basta. Così come quando mia suocera venne con quel fazzoletto nero per metterlo in testa il giorno del funerale di mio marito, io gli ho detto no, io non sono una vedova di mafia, io denuncio tutto. Questo ho fatto. Allora, ognuno di noi può fare la sua parte. Ognuno di noi non si deve mai girare dall'altra parte. Perché se si vuole si può cambiare. Se si vuole si può combattere quello che è la mafia. E quello che è tutto... Che qui non la chiamo neanche più mafia, andrangheta e camorra. Per me sono criminali. Perché una persona che maltratta così il proprio paese è un criminale. Non ha motivo di esistere. E noi dobbiamo fare in modo che queste persone non prendano piede. 20 anni fa, quando io sono stata portata, 30 anni fa, quando sono stata portata nel mio paese, un'amica mia che stava a Bologna mi diceva: Piera, vieni qua in Emilia, qui non ce n'è mafia. Porca miseria, cioè lì ci sono un sacco di processi, cioè, non sono io a dirlo, ma è la storia che parla. Cioè, ormai loro sono da tutte le parti, ma noi dobbiamo essere bravi, bravi, a guardarci attorno e capire e dire no. È facile, è bello avere una strada spianata, ma vi posso assicurare che quando io sono andata a lavorare in campagna perché non avevo lavoro e ho 3 anni di contributi agricoli che lo testimoniano, andavo a raccogliere l'uva, le olive, ma quelle 30.000 lire erano talmente dolci che non c'è paragone con nessuna cosa e non devo dire grazie a nessuno. Salve dottor Gratteri, volevo fare una domanda, ovvero visto che abbiamo già parlato, di cosa ne penso della collaborazione tra mafia e politica e soprattutto riguardo a figure che sono influenti in Italia, come può essere Silvio Berlusconi, che se non sbaglio è indagato su alcune stragi, tra cui la strage di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Allora io ti posso parlare in generale, del caso particolare non posso parlare perché, proprio perché ci sono indagini in corso, non conosco il contenuto delle stesse e a me non piace fare discorsi da bar. Il rapporto mafia-politica c'è da sempre, c'è da prima che nascesse lo Stato. Ad esempio nel 1869, quindi siamo pochissimi anni dopo l'Unità d'Italia, a Reggio Calabria ci sono le elezioni comunali e ci sono due liste. Una lista è appoggiata dai Borboni e dalla Chiesa, un'altra lista è appoggiata dai latifondisti, dagli aristocratici, dall'alta borghesia. Cosa fanno la lista appoggiata i borghesi, gli aristocratici, i latifondisti? Pagano, assoldano dei picciotti per andare a picchiare, a bissare, a impaurire i candidati della lista appoggiata dalla Chiesa e dai Borboni, per andare a picchiare, vessare gli elettori. Allora votava solo il 2% della popolazione, solo gli elettori di sesso maschile che potevano pagare un censo, e quindi erano poche migliaia, quindi era facilmente individuabili. Poi all'epoca la classe dirigente borghese aristocratica ha coinvolto anche il questore dell'epoca, che ha fatto delle carcerazioni preventive. Allora era possibile arrestare le persone per motivi di sicurezza e tenerle in cella anche 7 giorni, a cavallo delle elezioni, proprio per non farli votare. Sono stati tanti imbrogli che il prefetto dell'epoca ha annullato le elezioni. Ma vi sto raccontando questo per un fatto ancora più importante e grave. La classe dirigente si rivolge a dei picciotti. Questi picciotti si chiamavano Campolo, si chiamavano De Stefano, Francesco De Stefano, che è avo degli attuali De Stefano, che comandano mezza Reggio Calabria e un quarto di Milano. Quindi tu capisci che danno ha fatto la classe dirigente nel servirsi della picciotteria, nel pagare la picciotteria per una prestazione d'opera. Ma prestazione d'opera che non finisce lì. Non è che io ti do dei soldi e tu vai a picchiare a 50 persone, finisce lì, no. Perché il popolo doveva sapere, ha saputo da parte della picciotteria, da parte dei picciotti, che sono la struttura embrionale di quella che poi sarà la 'Ndrangheta, che il compito, l'incarico glielo ha dato l'aristocrazia, la classe dirigente. Quindi c'è questo sottile cordone umbilicale che ha legato da sempre la classe dirigente, l'aristocrazia, i latifondisti alla picciotteria e poi alle mafie. Io posso parlare una settimana per farti esempi di ogni qualvolta la politica o il potere di quel momento ha avuto rapporti e interazioni con le mafie. E ancora oggi le mafie oggi, sai perché sono potenti sul territorio? Perché sono presenti 365 giorni l'anno. Quando è ora di votare, il politico mediamente sta sul territorio 5-6 mesi prima. Il giorno che vince l'elezione, se è necessario, rompe anche la scheda per non essere disturbato. Il mafioso che vive il territorio è in grado di dare risposte, viziate, drogate, clientelari, ma dare risposte. La politica è debole perché non riesce a dare risposte, perché la politica non è più strutturata, non c'è una struttura, non c'è nulla, non c'è una rete, non c'è una base, e quindi non riesce a relazionarsi, non ha la possibilità di relazionarsi con le persone, con la gente comune.
io sento persone, io ho sentito persone 10 anni fa con la R moscia dire che bisogna tornare nelle periferie. Ma sta cosa delle periferie io la sento da 15 anni, cioè da quando esattamente certa politica è rimasta dentro il raccordo anulare di Roma e non è uscita più. E ogni volta che ci sono elezioni, o dopo prima elezioni, si dice che bisogna andare alle periferie a parlare alla gente, a sentire i bisogni della gente. Ma non c'è, non ci sarebbe nemmeno bisogno di andare alle periferie, siccome già li sappiamo i bisogni. Cercate di essere conseguenziali e coerenti rispetto a ciò che c'è bisogno. Non vi disturbate ad andare a sporcarvi le scarpe per andare nei posti dove non ci sono le strade asfaltate. Fate. Credo che ci sia spazio ancora per una domanda, se qualcuno vuole farla. Ce ne sono due, dai, concediamo i due. Lei ha detto che la magistratura è ferma molto indietro con la tecnologia. Mi stavo chiedendo sia come sia riuscita a sapere che utilizzano i server e telefonie cellulari esterne al sistema convenzionale e se nel caso le abbiate sequestrate se non si possono usare quelle. Ma non è usarli ci sono tanti in commercio. Il problema è per noi intercettare questi nuovi mezzi di comunicazione, intercettare questi nuovi sistemi di comunicazione. Per intercettarli tu devi avere tecnologia evoluta in grado di decriptare quello che tu poi andrai ad ascoltare. Ma se non investi in tecnologia, se non assumi, se oltre ad assumere poliziotti, carabinieri e finanzieri, non assumi ingegneri informatici, non assumi hacker, tu non riuscirai mai a bucare, ad entrare in queste sere, non riuscirai mai ad ascoltare. Ed entrare in quel mondo. Salve, volevo chiedere come vivete questa situazione per cui fare quello che fate può mettere in serio pericolo voi o la vostra famiglia? Per superare la paura devi essere convinto che quello che fai serve, che è utile e che quindi poi ci pensi, parli, ragioni con la morte e capisci che non ti puoi fermare, perché se ti fermi o se rallenti vivi da vigliacco e per me non ha senso vivere da vigliacco. Finora ho vissuto bene, ho avuto grande soddisfazione nella vita privata e nella vita lavorativa, quindi sono stato un uomo fortunato, ho fatto il lavoro che mi è piaciuto, ho avuto tante gratificazioni, quindi a 65 anni non voglio incominciare a vivere da codardo da vegliacco. Stamattina mentre arrivavo da Roma fino qua parlavo con mia madre e siccome è da gennaio che giro come una pazza, ma non sicuramente a livelli del nostro amico Nicola, mia madre mi dice: ma Piera, ma che cosa ti serve tutta sta cosa? Che sempre sei in giro, io tolgo tantissimo tempo alla mia famiglia, le mie ferie non sono per la mia famiglia ma per fare queste cose. E stando a rischio da 30 anni. Io sinceramente sono, come Nicola, orgogliosa e è 30 anni che ti aspetto, non lo senti perché quando pensi di fare la cosa giusta vivi tranquillo e sereno, penso che la serenità nostra si vede, si supera la prova infatti, la serenità è di casa nostra, perciò io sono contenta di...
le parole di conclusione. Però mi piaceva ringraziare con le parole di una collega insegnante che è dovuta andare via prima per problemi di famiglia. Spero che sentiate il nostro abbraccio.